Salve a tutti youtubers, qui è Sciarchelle. Allora, prima di far entrare Giorgio e cominciare lo show, praticamente volevo prendermi un attimo un punto di riflessione con voi, ecco, praticamente. Come avrete visto, ci è voluto parecchio tempo per far uscire il video sul torneo, cioè, ci sono stati molti ritardi, e poi non è che stanno uscendo, a parte il torneo, non stanno uscendo molti video sul canale. E si può dire che in pratica è come se io fossi in ferie fino a data imprecisata, perché purtroppo è un periodo che le cose non vanno molto bene, c'è parecchio stress, e poi vabbè, i milioni di grad non ne parliamo, e per questo motivo, insomma, ecco, non sto facendo molte cose, e sto pensando più che altro solo a me stesso e a riposarmi un attimo, perché purtroppo le cose sono un po' pesanti in questo periodo, senza soffermarmi sui dettagli, ma comunque sia, non vi romperò le balle ulteriormente, vi dirò solo che magari se per questo finale periodo estivo magari non ci saranno molti video, forse addirittura non ci sarà proprio alcun video, insomma io spero comunque che rimarrete in attesa, che portiate un po' di pazienza e magari prima o poi si torna in grande stile comunque con tanti bei nuovi video, insomma. Però ecco, è un periodo un po' così e spero mi possiate capire. Dunque ora possiamo cominciare e finalmente... Scusate sempre per l'infinita attesa, ma eccoci qua finalmente con l'ultimo video sull'ultima manche del secondo torneo di Sciarchelle su Xenoverse 2. Dai, yeah. Ci siamo! Le semifinali hanno inizio. In queste semifinali avremo i campioni che si giudicheranno la finale. E abbiamo uno scontro non da poco. Vegeta contro Goku a palla, proprio nel senso si impegneranno al massimo. Sì, finalmente! Vediamo se Vegeta riuscirà un attimino a riprendersi il valore che Goku gli scoppia sempre ultimamente. Che è una cosa proprio che Vegeta veramente voglia Goku, perché lui lo spalca in maniera brutale. Sì, ma comunque Vegeta nella scorsa edizione ci ha fatto vedere un bel po' di roba e si è proprio meritato la vittoria, secondo me. Sì, nella scorsa edizione vediamo se adesso riuscirà a fare altrettanto contro il suo acerrimo rivale. Comunque stiamo usando l'energia al massimo, lo Goku potrebbe accusare il Kaioken, però non lo sta usando. Ad ogni modo tu vedi l'info con questa testa che scaccia la minchia, te l'ho detto, c'ho tutto da fare, non scaccia la minchia, non so cosa scontro. Minchia, prima tu mi dici di dedicarmi a parlare della mia vita di merda e poi dello scontro. Vabbè, datti una decisa. Sì, perché la vita di merda non ci interessa nessuno. Vai col fan flash, Vegeta! Molti hanno scommesso su Vegeta, scommetto che se Vegeta vince saranno i salti di gioia. Non per giocare con te, ma perché hanno vinto il torneo, ovviamente. Certamente. Madonna, comunque, ho visto che porca miseria. Goku comunque l'allenamento ci ha dato sotto, ma anche Vegeta, quindi non saprei dire, cioè Vegeta in difficoltà, però penso che adesso un po' si ripiglia, cioè un po' farsi mettere i piedi in testa da Goku, sì, facilmente, insomma, è uno scontro attesissimo questo per vedere allo stato attuale chi dei due possa sopraffare l'altro, ma sembra proprio che Vegeta invece abbia detto no, senti, proprio non gliene frega una ceppa e si è fatto battere miserabilmente. Ma dai, Vegeta, ma perché? Ma cazzo, penso che sia stato uno dei combattimenti più deludenti degli ultimi 50 anni proprio di gameplay che io abbia mai visto. Guarda, per una volta sono d'accordo con te. C'è un Vegeta proprio straziato, cioè tutto impegnato per arrivare fino a quel punto per scontrarsi col suo acerrimo rivale e poi si è fatto battere in questo modo. Io non boh, chissà come mai. Forse sarà stressato troppo anche lui con sto caldo, non lo sciamo proprio a dare il meglio. Ad ogni modo, ora passiamo a un altro combattimento curioso, quello tra il nuovo Broccoli e Gohan Mistico. Gohan Mistico che chissà se riuscirà a portarsi alla ribalta e a vincere per la prima volta il torneo. Sarebbe uno spettacolo per gli occhi, per la tutti che hanno scommesso di lui. E in tantissimi comunque hanno scommesso anche su Broly, quindi penso che più che altro stiamo tifando Broly, secondo me, non tanto per il fatto che Gohan lo quotino a meno, ma non so, proprio perché Broly c'ha sempre il suo fascino. Nah, Gohan, sfaccalo, anche se comunque io tifo Broly sempre, perché il film è veramente per bavare, sì, cazzo. Minchia, ultimamente che sono d'accordo tanto con te, il che non va bene, cioè noi dovremmo essere proprio acerrimi rivali, noi due, e poi stiamo andando d'accordo ultimamente. Lasciamo stare, va. Che qui, tanto, secondo me Gohan ce la può fare se trova qualche tattica giusta, perché...
Anche Broly qua, come Vegeta prima, non sembra molto in forma. Tu parli, ma ora lo sta scaraventando al suolo direttamente. Guarda che colpi, mi sa che Gohan qui proprio non ci piove. In effetti, di fatto, qua lo schiaccia proprio, come direbbe il vecchio Broly, insetto. Scarafaggio proprio. Però è combattuta, almeno è un combattimento molto più avvincente di quello di prima, perché almeno qua per almeno è combattuta. Sì, minchia, prima Vegeta non ha fatto un cascio contro Goku, che è piatto un ictus a Vegeta, secondo me. È probabile. Mannaggia, è molti che ci speravano. Vegeta batterà Goku, invece, vabbè. Tanto Vegeta ha vinto la scorsa edizione, dai. Valorosamente. Non combattendo Goku, la scorsa edizione però intanto ha vinto, quindi. Dai, Broly, lo so che gli manca ormai un dito per farlo fuori. Se avesse fatto la mossa sbilanciata, la partita sarebbe già finita. Perché quella mossa toglie un'attacca di salute, proprio. Che è una cosa proprio non sbilanciata di più. Cazzo. Oh, chissà che se Gohan ce la possa fare. Ma sei sicuro? Noi che Broly ce la fa. Broly ce la fa sicuro. No, dai, Gohan. Mi ha dato una capocciata. Sì, ma dai. Gli ha spaccato la capoccia, niente. E vince Broccoli. Cazzo. Ed ora ci siamo. Il momento che tutti stavano aspettando. La finale. Finalissima. Vediamo chi sarà il vincitore di questa fottuta edizione. Porca puttana. Porca puttana. Chissà chi vincerà tra Goku pompato di blu e Broccoli che sfracella subito tutto a inizio partita. Di fatto, secondo me, Goku non ha molte speranze. Nel film ha dovuto usare Gogeta per battolo. E quindi è probabile che qui Goku non ce la faccia. Però non vede niente, si impegna col Kaioken. È diventato più forte, non so. Bisogna vedere se quanto più Broly c'è in forma. Ecco, cattura del Kaioken. Sì, però il Kaioken è una mossa azzardata. Bisogna essere furbi a usarlo perché è molto impegnativo da reggere. Già è molto caldo. Poi, vedi, è un pericolo per la salute. No, no, Goku è fuori strada. Goku è fuori strada. Cazzo, qui non va bene. Dai, Goku, ripigliate. Perché, invece lui è furbo. Ma Goku, quando vede che sta in svolta, proprio si impegna tantissimo e fa il mega sforzo, che però rischia di ammazzarsi, veramente. Comunque, oh, gli da giù, ma sta a un briciolo di vita, Goku, porca miseria. Non riuscirà in tempo a sopraffare Broly, secondo me. Cazzo, a Broly gli manca che lo tocca con un dito per vincere. È già finita, non è durata un cazzo. E la mossa finale è una testata di merda come prima. E vince Broly l'edizione del Sino S2. Incredibile. No. Allora, cominciamo ad elencare i vincitori. I vincitori del premio d'argento sono stati solo due. Come quello del bronzo sono stati in due. Tra l'altro è uno dei due è lo stesso che ha vinto il bronzo, quindi va proprio Giovanni Orlando. Secondo me semifinali Vegeta e Goku contro Broly. Gohan, sì, ciao, mi fai confondere, scusa. Secondo me semifinali Vegeta e Goku contro Broly contro no, scusa, il commento è scritto un po' male, scusa, non vorrei. Poi finale a malincuore Goku contro Broly, quasi Goku sarà lui istinto, ma sei fuori di testa, ma non è approvato quella merda, ovviamente. Oppure si fa pigliare schiaffi da Goku. Guarda, non hai chiarito chi sarebbe dovuto essere il vincitore ed è per questo motivo che sei in argento, perché hai indovinato praticamente solo i semifinalisti e non hai specificato chi secondo te avrebbe vinto la finale tra Broly e Goku. E vabbè. Comunque, vedi tu, hai scritto il commento un po' male. Controlla un po' la scrittura la prossima volta, amico mio. E poi Francesco Cavallaro. Broly e Goku finalisti. Così, proprio. Una caspita, niente, così, proprio come finiti. Ok, vabbè. E passiamo all'oro, che porca puttana, quanti sono i vincitori dell'oro, sono botto. Ok, vi dico subito, se YouTube è stronzo, ci sono stati problemi che non sono arrivati i commenti perché aveva votato Broly, cioè io non lo so perché questi che vedrete sono i vincitori elencati, che io salvo i commenti subito, se il vostro non c'è vuol dire che non è stato salvato per un qualche problema YouTube, perché sono stato attentissimo quando erano usciti i video e chi postava il commento con vincita a Broly, io l'ho salvato e memorizzato, quindi fate voi, prendetela con YouTube se non ci siete. Quelli che ci sono mi possono aggiungere a PS4, il DZ30 Cerchelle, scritto proprio come lo state vedendo sullo schermo, e mi possono sfidare a un gioco che tra quelli che abbiamo in comune, non necessariamente Xenoverse. Infatti, se partiamo col primo, abbiamo
Cristiano Pederiva. Per me vince Super Broly. E infatti, giusto, proprio. Sì, non è se non ce l'ho, mi fa schifo, però se dovessi cercare o Fighters. Sì, il problema è che io Fighters non ce l'ho su PS4, ce l'ho su PC. E quindi non so, o si trova un altro gioco. Comunque Fighters su PS4 volevo prendere magari un momento che stavo a prezzo tracciato. Anche perché non c'ho i soldi, però neanche per 5 euro. Non potrei da parte strettamente i soldi per prendere COD e Doom quando usciranno, quindi. Boh, vediamo, dai, su. Gira in quello bello. Per me vince Super Pro. Esatto, no, vince Pro, secondo me, giusto. Ha vinto. Così, cieco. J.K. Alex, io voto Broly. Proprio neanche un minimo di suspense a questi commenti. Sono poverissimi, però non sapono cosa scrivere. Non è importante la votazione, giustamente. Rick 05 Real, anche per lui. Vince Super Broly, ha vinto Super Broly. Mamma mia, quanto lo votavano Broly, ha vinto un botto. E poi abbiamo UW, vince Broly. Esatto, anche questo, così. Power 2000, finale Goku contro Broly e vincitore Broly. E almeno questo è stato anche un po' di qualche incentivo alla finale. Bene, siamo ormai arrivati alla fine, abbiamo detto i vincitori, e minchia, è stato intenso, anche un po' seccante se devo dirla tutta, più che altro non perché non volessi farlo, però è stato sempre per il cazzo di periodo in cui le cose sono pesanti, quindi per questo è stato un po' seccante, però ho cercato di, nonostante ciò, di fornire il massimo dell'intrattenimento per quanto ho potuto, insomma. E adesso cerchiamo magari di non fare le sfide subito in questo weekend perché c'è l'open alpha di COD e quindi vorrei giocare a quella, a meno che se voi non vogliate giocare a quella lì come ricompensa. Comunque se volete giocare a Xenoverse, comunque la prossima settimana ci sono e niente, voi seguite le regole e il resto è storia. Bene ragazzi, vi saluto, ci sentiremo presto qui da Giorgio, ciao 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 minchione. Bene, anche da Sharkelle è tutto e alla prossima.